Un po' di anni fa a Pechino mi è capitato di incontrare dei signori vestiti in uniforme e con i guanti bianchi, il cui unico lavoro era quello di spingere la gente dentro i vagoni della metropolitana. Nelle ore di punta, infatti, ci possono essere talmente tante persone che vogliono entrare nei vagoni che occorre spingerle dentro. E per quanto sembri un lavoro piuttosto folcloristico, a quanto pare questi personaggi, che si chiamano passenger pusher, si trovano in altre città del mondo, ad esempio in Giappone, ma a quanto pare anche a New York ci sono persone che fanno un lavoro del genere. Ho deciso di utilizzare la foto di uno di questi personaggi per la copertina del mio nuovo libro che si intitola Troppi, conversazioni sulla sovrappopolazione umana e sul futuro del pianeta. È chiaro che non c'è una sovrappopolazione dentro alle fermate della metropolitana, però può essere un bel simbolo di come in certi casi troppe persone che vogliono accedere a un determinato bene o servizio, in questo caso un viaggio in metropolitana, possono creare grossi problemi. E quindi mi sembrava un bel simbolo per rappresentare un problema che esiste e che bisognerebbe affrontare più di frequente. Il libro esce per Codice Edizioni il 2 ottobre, ma è già disponibile in prevendita.